YouTube. E l'ospite di questa sera è il professor Tito Boeri. Tito Boeri, economista italiano, laureato alla Bocconi e dottorato alla New York University, professore ordinario di economia del lavoro, è stato consulente del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, della Commissione Europea e del governo italiano, nonché senior economist all'OCSE. Credo che sia, diciamo, assurto agli onori delle cronache domestiche quando è stato presidente dell'INPS dalla fine del 2014 al febbraio 2019, è anche cofondatore di La Voce Info e direttore scientifico del Festival dell'Economia di Trento. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, io le chiederei, come facciamo di consueto in questi dialoghi, di cominciare a darci una sua interpretazione di tutto quello che ci ha travolto da qualche mese a questa parte, partendo, come guardando la Terra dalla Luna a livello planetario globale, poi zoomando sulla Cina, sull'Europa e alla fine sull'Italia, dove andremo a parare perché è quella che più ci interessa. Le lascio quindi la parola e dopo la sua introduzione e inquadramento della tematica passeremo alle domande e risposte che arrivano dai copernicani. Grazie. Bene, grazie a voi per questa opportunità, perché è sempre molto interessante dialogare con voi e scaturiscono sempre degli stimoli molto, molto validi. Ma diciamo che quello che è successo negli ultimi 2 mesi e mezzo è una storia di livellamento di due curve. Una curva è quella che noi abbiamo tutti seguito con apprensione giorno per giorno, e seguiamo tuttora con apprensione giorno per giorno, è la curva dei contagi e soprattutto dei malati gravi, perché sono soprattutto i malati gravi quelli che pongono in difficoltà il nostro sistema sanitario, che ha dei limiti di capacità. Voi sapete, il sistema sanitario italiano è sempre stato un sistema sanitario indicato come un sistema relativamente efficiente, perché dava delle prestazioni di qualità, nonostante spendessimo meno di tanti altri paesi, circa 2 punti di PIL in meno che altri paesi che hanno dei servizi comparabili al nostro, e poi ha una sua copertura universale. L'efficienza del nostro sistema sanitario è stata però l'altra faccia della medaglia dell'impreparazione di fronte ad uno shock di queste dimensioni, perché lavoravamo sempre a piena capacità vicino alla frontiera. E quindi, quando è scoppiata l'epidemia, ci siamo ritrovati che eravamo già molto vicini al tetto di posti in terapia intensiva. E quindi il grande sforzo che è stato fatto in questi mesi è stato quello di contenere il più possibile il contagio in modo tale da appiattire. Voi sapete, in tutte le epidemie c'è questo andamento inizialmente crescente, c'è questa gobba che, appunto, se non si adottano delle misure restrittive, può essere anche molto ripida la salita e poi a un certo punto si scende. Ecco, però se quando tu sei nella fase di ascesa, poi magari dopo si possono vedere anche qualche slide che illustra questo problema, se quando sei nella fase di ascendente tu colpisci, vai proprio a entrare, insomma, superi questo vincolo di capacità. A quel punto diventa ancora più ripido la curva, soprattutto della mortalità, perché non sei più in condizione di assicurare una cura alle persone. Insomma, sono cose che voi avete seguito e monitorato. E quindi il tentativo che è stato fatto è stato proprio quello di evitare che ci fosse questo andamento dell'epidemia. E lo si è fatto adottando delle misure draconiane, anche più forti che in altri paesi, quindi chiudendoci, non come la Cina, perché in Cina, vabbè, hanno anche dei mezzi di coercizione che noi non abbiamo, ma devo dire che comunque c'è stata un'attenzione molto forte degli italiani a questo tipo di provvedimenti, e quindi siamo riusciti tutto sommato a rimanere nell'ambito di questi vincoli di capacità. Non tutte le regioni, peraltro, noi abbiamo in Lombardia una situazione in cui non siamo lontani tuttora dal tetto per quanto riguarda i posti di terapia intensiva. Nel frattempo si è cercato comunque di aumentarne il numero, ma insomma non sono cose che uno può improvvisare da un momento all'altro.
Ecco, diciamo che quindi il lockdown, le misure di clausura, non saprei definirle come altrimenti, che noi abbiamo adottato in questi mesi sono state abbastanza efficaci nel impedire che andassimo a cozzare contro questo vincolo di capacità del nostro sistema sanitario e quindi per fortuna ci hanno evitato di dover compiere quelle scelte che purtroppo in qualche realtà locale sono state fatte, cioè di decidere chi curare e chi non curare. E questo è sicuramente un risultato molto importante. Dall'altro lato però c'era un'altra curva di cui dovevamo preoccuparci e questa curva è la curva dell'economia. È la curva del calo dei posti di lavoro, è la cura del calo dell'attività economica. E chiaramente adottare delle misure molto forti sul piano del contenimento del contagio ha portato con sé ad un peggioramento molto forte dell'andamento della nostra economia. Ora, non illudiamoci che se non avessimo preso queste misure non avremmo subito un calo dell'attività o dell'occupazione. Ci sarebbe stata anche lì, e lo vediamo anche da quei paesi che hanno in qualche modo hanno preso delle misure molto più contenute, molto più moderate del nostro, pensiamo al caso della Svezia. Ci sarebbe stata comunque una recessione anche piuttosto violenta, ma non dell'entità che noi abbiamo in qualche modo che stiamo vivendo. Pensate che in Italia ad una settimana dall'avvio del lockdown il 50% degli italiani non lavorava, ma non lavorava del tutto, zero, aveva cessato completamente di lavorare, cosa che non è avvenuta in altri paesi che hanno adottato delle misure come il nostro, non è avvenuto in Francia, non è avvenuto in Germania, non è avvenuto nel Regno Unito. Questo si spiega proprio col fatto che è stata proprio una chiusura molto molto forte, imposta praticamente su tutti i settori, tranne quelli proprio strategici. Ci sono stati dei giorni in cui di fatto, a parte gli ospedali e la catena agroalimentare, era tutto chiuso di fatto in Italia, niente era funzionante. E questo e alcuni servizi, anche questi cruciali, poi magari ne discutiamo, ma insomma fondamentalmente questa era la situazione. Poi c'è anche un aspetto di specializzazione produttiva, noi avevamo un'economia chiaramente non come quella di Israele, che tutto sommato può operare online, ma un'economia in cui c'è sempre una componente manifatturiera rilevante, in cui c'è un componente di lavoro ancora non molto qualificato, in cui c'è un livello di digitalizzazione, voi sapete molto meglio di me, ancora basso, in cui c'è una cultura digitale anche limitata, per cui anche le possibilità di sviluppare diciamo un lavoro a distanza con condizioni di produttività adeguate ci sono meno che altrove. Per cui abbiamo visto sempre da queste indagini che a una settimana dall'avvio del lockdown c'era circa un 30% di persone che lavoravano attraverso smart working e la restante parte di coloro che lavoravano erano invece quelli che dovevano ricorrere a una mobilità, erano il personale sanitario, erano le persone che appunto nella catena agroalimentare, nella distribuzione per appunto nelle farmacie, insomma, questo era diciamo il 50% attivo era composto da queste persone. Si è detto spesso, questo vorrei sottolineare perché è una cosa importante, che diciamo la malattia, la pandemia è la grande livellatrice, insomma è un termine che si usa molto spesso quando si parla di queste malattie. In realtà non è affatto così, sia se guardiamo ai contagiati, al profilo dei contagiati, sia se guardiamo all'altra curva, quella dell'economia, ai danni economici. Noi vediamo che in realtà le persone più colpite sia sul piano sanitario che sul piano economico hanno un profilo ben diverso. Si tratta per lo più di persone con basso livello di istruzione, si tratta per lo più di persone che avevano già un basso livello di reddito, si tratta di persone che fanno lavori manuali e che quindi non possono in qualche modo continuare ad essere attive da casa. Nella misura in cui sono invece delle persone che sono a casa, ci sono anche qui
delle persone che hanno subito di più questa situazione, che sono le persone chiaramente che vivono, perché si aggiunge alla disuguaglianza nei redditi anche una disuguaglianza nelle condizioni abitative, e lavorare a casa comporta questa situazione, essere chiusi in casa comporta questa situazione, per cui ci sono degli indici di stress, per esempio, che dicono molto chiaramente una cosa che peraltro è anche intuitiva, cioè le persone che sono state costrette a vivere in abitazioni piccole, con magari presenze di altre persone con invalidità o altri, insomma, e che non avevano affacci, o vivendo in zone ad alta densità nelle grandi città, insomma, hanno avuto dei problemi anche psicologici non irrisori. Quindi, diciamo, c'è questo costo doppio, sanitario, economico, beh, possiamo anche dire triplo, psicologico, che ha colpito alcune categorie di persone molto, ma molto di più di altri. Io mi ritengo sicuramente un privilegiato e in questo periodo ho continuato a lavorare ed è stata una cosa molto salutare, anzi devo dire sto lavorando di più di prima, perché l'insegnamento a distanza è qualcosa che è più impegnativo, perché c'è un livello diverso di interazioni, bisogna preparare molto più materiale didattico e quant'altro, però certamente io ho potuto continuare a portare avanti la mia attività in tutto questo periodo. Quindi effetti distributivi molto rilevanti. Che cosa noi possiamo aspettarci che avvenga nell'immediato? Beh, l'apertura, la riapertura è una riapertura che è ancora in parte selettiva, e questo rende meno efficaci le misure anche di stimolo alla nostra economia. Noi dobbiamo evitare in tutti i modi che ad uno shock d'offerta, qual è stata questa recessione, con di fatto appunto la chiusura immediata di alcune aziende, uno shock tra l'altro immediato sul mercato del lavoro. Normalmente quando ci sono delle recessioni, guardiamo anche a quella del 2008-2009 che è stata pesantissima, quello che succede è che il mercato del lavoro reagisce con un certo ritardo. Prima cominciano le aziende a ridurre i volumi, poi passa un po' di tempo prima che i lavoratori vengano licenziati o messi in cassa integrazione. Qui non c'è stato nessun ritardo, perché dall'oggi al domani hanno chiuso le aziende e i lavoratori sono stati mandati a casa. Poi certamente si sono proibiti i licenziamenti e le persone hanno potuto fruire della cassa integrazione, che però, attenzione, non è un salario, uno stipendio pieno. Voi sapete che il massimo di prestazioni, tranne nel caso dei piloti, che è un caso particolare, ma per tutte le altre categorie il massimo che si può percepire sono 1.200 euro al mese. Quindi questi tetti sono molto stringenti per molte categorie di lavoratori, e peraltro noi sappiamo che purtroppo i pagamenti in molti casi non sono ancora stati portati a termine, quindi abbiamo avuto uno shock economico, diciamo, reddituale molto forte per queste famiglie. Quindi un impatto immediato sul mercato del lavoro, aiuti che arrivano in ritardo e anche quella componente, diciamo, quel 50%, anche un po' meno, perché poi, ripeto, tra questo 50% sono persone che comunque hanno subito degli altri costi, dei lavoratori che non sono stati più di un tanto intaccati dalla crisi, non ha potuto sostenere l'economia con la propria domanda come avrebbe sostenuta se non ci fosse stato il lockdown. Voi sapete che c'è un meccanismo per cui la domanda sostiene l'economia, si chiama il moltiplicatore keynesiano. Uno spende, il fatto che spende in un settore, poi questo spinge da più lavoro in quel settore, e quindi essendoci più lavoro in quel settore ci sono altre persone che consumano, insomma si avvia, è una cosa che fa in qualche modo da ossigeno ad un'economia in difficoltà e può far uscire dalla recessione, è uno stimolo che interviene dal lato della domanda. Ora, se interi componenti della nostra economia sono chiusi, a quel punto non c'è più la possibilità per le persone di spendere, di avviare questo moltiplicatore keynesiano. Il moltiplicatore keynesiano opera su un segmento molto ristretto della nostra economia. È una quota del bilancio delle famiglie molto limitata, per cui anche coloro che non hanno subito un danno di reddito hanno dovuto risparmiare per forza. Non potevano andare al cinema, non potevano andare al ristorante, non potevano andare dal parrucchiere, non potevano fare tutte queste cose, e chiaramente tutto questo ha ridotto anche i possibili stimoli espansivi di misure comunque che sono state adottate in questo periodo. Delle misure
a mio giudizio, chiaramente prese nell'emergenza, era necessario. Il primo, il decreto di marzo, era qualcosa di indispensabile. Io mi sarei aspettato che ad aprile ci fosse un decreto, innanzitutto che ci fosse un decreto, qui non c'è ancora, ma soprattutto che fosse un decreto un pochettino più mirato e un po' più attento. E il decreto di marzo, preso nell'emergenza, sapevamo fin dall'inizio che aveva dei limiti di rapidità nell'erogazione, e questo è stato sicuramente un problema molto, molto, ma molto serio. Per cui, guardando in avanti, e mi avvio verso la fine di questa introduzione, perché sono qui soprattutto per ascoltare voi e per rispondere alle vostre domande, io credo che noi nell'immediato dobbiamo aspettarci una ripresa che non sarà immediata, perché insomma il cosiddetto rebound, il rimbalzo in queste condizioni è difficile che possa avvenire, perché c'è ancora molta paura. Anche se uno dovesse riaprire tutto subito, molte persone credo che starebbero molto attente prima di riprendere appieno nei volumi normali di attività. In secondo luogo, ci saranno ancora molte attività che dovranno continuare in smart working, e non tutte, non siamo ancora attrezzati a tutti i livelli per poter rendere lo smart working produttivo come potrebbe essere. Abbiamo ancora dei problemi di cablatura, di infrastrutture, di rete, abbiamo dei problemi diciamo incentivi. Attenzione, io ho cercato, quando ero presidente dell'INPS, di promuovere la diffusione dello smart working, perché pensavo anche che fosse un modo di valorizzare meglio la componente femminile dell'INPS. All'INPS c'è più del 60% di donne, ma nelle figure apicali dell'INPS sono attorno al 15-20%, e quindi speravo in questo modo di dare maggiore spazio. In realtà mi sono scontrato con dei vincoli molto forti. Le resistenze sono venute dal sindacato, perché la diffusione dello smart working porta, per certi aspetti inevitabilmente, ad una maggiore misurazione della produttività. Chiaramente uno sta a casa, uno deve portare a termine un lavoro, ha delle mansioni ben precise che sono definite, che deve portare a termine. Il sindacato quindi non voleva che si passasse al cottimo, come dicevano. Dall'altro lato, i dirigenti, che erano preoccupati, perché dicono: se non c'è la misurazione individuale della produttività, questa diventa una vacanza. Quindi da un estremo il cottimo, dall'altro la vacanza, la proposta è rimasta un po' schiacciata nel mezzo. Io ho cercato di promuovere una terza strada, magari adesso bisognerebbe farlo, e spero che lo si faccia, che è quello del lavoro di gruppo. Non mi credevano, dicevano: non si può lavorare in gruppo online. Io vi assicuro che non è affatto vero. Almeno io devo dire, lo sto sperimentando con i miei studenti. Parte degli esami li faccio con esami di gruppo, presentano delle relazioni di gruppo e si mettono, sono gruppi piccoli, 3-4 persone, presentano in modo molto efficace i loro lavori, e la cosa funziona benissimo. Io li valuto di gruppo, do delle valutazioni di gruppo. Credo che simile approccio potrebbe benissimo essere seguito anche all'interno delle aziende e nella stessa pubblica amministrazione, che è altamente sindacalizzata. Comunque, finché non c'è questo adattamento, lo smart working è destinato a essere non molto produttivo, almeno meno produttivo di quanto potrebbe essere. Poi ci sono altri tipi di adattamenti che devono ancora avere luogo. Dobbiamo rendere in qualche modo sicuri dei posti di lavoro che oggi non sono sicuri. Noi abbiamo provato a contabilizzare i posti di lavoro sicuri e quelli non sicuri oggi in Italia, e noi non arriviamo al 50% nei posti di lavoro sicuri. I posti di lavoro sicuri sono quelli che o possono essere svolti a casa, oppure che possono essere svolti con una mobilità relativamente ridotta e richiedono contatti poco frequenti con delle persone, quindi contatti sporadici, e possono quindi a questo punto il distanziamento fisico può essere in qualche modo permesso. Poi ci sono dei lavori che in qualche modo magari hanno, questo è un livello di rischio un po' più alto, hanno anche qui dei contatti sporadici, ma comportano degli contatti anche con persone esterne al luogo di lavoro e delle volte anche della mobilità sul lavoro. Cioè bisogna spostarsi, andare da clienti diversi, eccetera. Quindi abbiamo graduato questi vari livelli di sicurezza. Il più sicuro è stare a casa, quello
un po' meno sicuro è quando bisogna andare sul posto di lavoro, almeno ogni tanto, e però ci sono contatti sporadici con colleghi al lavoro. Il terzo livello è quello in cui bisogna andare al lavoro, ci sono contatti sporadici non solo con i colleghi, ma anche con personale esterno. Bene, mettendo insieme queste tre diciamo, categorie non arriviamo al 50%. Quindi c'è tutto il restante che deve essere in qualche modo messo in sicurezza. Mettere in sicurezza non è un'operazione semplice. Nelle aziende noi abbiamo provato a fare un'indagine tra i manager di un'associazione di manager, Manager Italia, per chiedere loro quali sono le innovazioni che devono compiere sul posto di lavoro per renderlo sicuro, e molti hanno detto: guardate, noi possiamo anche creare, mettere dei pannelli, distanziare le posizioni, ma abbiamo un problema anche di spazio fisico, abbiamo un problema di proprio limiti della nostra proprietà, per cui dovremo inevitabilmente cambiare le turnazioni, dovremo inevitabilmente introdurre delle forme di automazione, e non sono processi che si possono fare in tempi così rapidi. E quindi, ecco, insomma, se spegnere un'economia, l'abbiamo visto, si riesce a farlo molto rapidamente, riaccenderla è qualcosa che sarà sicuramente più laborioso. E quindi non bisogna assolutamente perdere tempo e bisogna procedere in modo molto rapido e soprattutto stimolare questo adattamento, che inevitabilmente richiederà una certa mobilità del lavoro, perché noi avremo, e questo sarà poi un processo anche che avviene tendenzialmente, una mobilità che viene dettata dal cambiamento nel profilo dell'offerta, perché inevitabilmente noi andremo verso un'economia in cui c'è un peso maggiore del comparto sanitario, c'è un livello di digitalizzazione più elevato, c'è un livello di automazione più elevato, quindi abbiamo un'accelerazione del progresso tecnologico. E quindi questo richiederà un riposizionamento di lavoratori verso questi settori. Vi dico, noi abbiamo provato a cominciare a guardare, per fare un esempio, e penso che questo sia un esempio interessante, alla ricerca di posti di lavoro in Svezia. La Svezia è un paese che non ha fatto il lockdown, di fatto, e quindi il mercato del lavoro ha continuato ad operare, e ci sono dei dati molto buoni perché molto avviene online, il placement. E abbiamo visto che c'è stato un cambiamento netto nel profilo dei posti che vengono ricercati dalle persone. Si cercano sempre meno nel manifatturiero e molto di più nei servizi, nel settore pubblico, nella sanità. Quindi c'è già un processo che si sta avviando in questa direzione. Quindi questo inevitabilmente è destinato ad avvenire. Avremo un problema anche di incontro, se volete, tra posti e lavori e lavoratori sicuri. Ci sono dei lavoratori che sono più in sicurezza, perché sono i più giovani normalmente, però oggi quello che succede è che noi abbiamo una situazione in cui spesso i lavoratori più sicuri sono nei posti di lavoro più sicuri, perché sono quelli che possono lavorare da casa, sono quelli più digitalizzati, mentre i lavoratori che sono più vulnerabili sono nei posti più insicuri. Quindi dovremmo cercare in parte anche di compensare un fenomeno di questo tipo. Quindi c'è un'ulteriore dimensione dell'aggiustamento strutturale che deve esserci. Quindi noi dovremo avere a quel punto la capacità di in qualche modo incoraggiare questa mobilità, questa riallocazione di lavoro, e al tempo stesso di proteggere le persone più vulnerabili. È un compito molto difficile, perché sin qui gli strumenti che abbiamo attivato per proteggere le persone vulnerabili legano le persone al posto di lavoro. La cassa integrazione vuol dire che tu mantieni il tuo posto di lavoro, e non è proprio forse la soluzione ideale in prospettiva. Nell'immediato non c'era altro da fare, ma in prospettiva però noi qualcosa potremmo già cominciare a fare, per esempio permettere che i cassi integrati lavorino, voi sapete oggi non possono, prendano dei lavori anche temporanei al di fuori. Io avevo proposto per esempio che andassero a lavorare alla produzione di mascherine, ai settori che erano impegnati nel rifornire i nostri medici. Ecco, cose di questo tipo a mio giudizio sono molto importanti, e in prospettiva dovremmo proprio stimolare maggiormente la riallocazione, al contempo dando protezione alle persone, perché noi abbiamo queste persone, queste disuguaglianze ulteriori che si sono create sulle disuguaglianze. E su questo voglio dire un'ultima cosa. Certamente il lavoro poco qualificato, il lavoro poco istruito ha subito un colpo molto duro in questa recessione, e sta subendo proprio dei danni economici molto forti.
Questo non vuol dire necessariamente che nel nuovo mercato del lavoro in cui noi ci troveremo, che sarà un mercato del lavoro che richiederà delle competenze più elevate, un livello di digitalizzazione più forte, che avrà un livello di automazione più elevato, è un mercato del lavoro che tolga qualsiasi opportunità per il lavoro poco qualificato. Quindi questo, c'è qualche margine, a mio giudizio, perché credo che sarà un mercato del lavoro in cui ci saranno comunque necessità di fare molte attività di controllo, di sanificazione di ambienti, di intervento che non necessariamente richiede manodopera estremamente qualificata. E lì potrà essere anche abbastanza intensivo di lavoro. Questo potrebbe essere il nuovo lavoro delle persone che lo perdono e che sono poche qualificate e che non riescono a tenere il passo col cambiamento tecnologico. Ecco, la difficoltà sarà quella di spingere queste persone su queste attività che spesso magari pagano di meno di quelle da cui provengono e che magari non sono le attività più ambite dalle persone. Però inevitabilmente quello potrebbe essere uno sbocco per queste persone. Io direi che mi fermo qui perché credo che ci sia, appunto, ripeto, l'idea di questi incontri è quello soprattutto di avviare un dialogo con voi. Certamente, quindi diciamo il virus non è una livella, questo l'abbiamo capito da subito, shock dell'offerta, moltiplicatore keynesiano ingolfato, gelata della domanda, misure di sostegno alle aziende e alle persone, quindi grande deficit in misura che si pensava probabilmente inimmaginabile fino a pochi mesi fa. E quando si parla di deficit entra in gioco l'Europa. Come si è comportata l'Europa? E abbiamo poi una domanda che è arrivata che dice: per proteggere le aziende europee da mire straniere, la commissaria Vestager spinge per un maggior intervento statale nella governance. È questa una soluzione? Ma iniziamo dal giudizio sull'Europa. Io penso che l'Europa ha iniziato malissimo, perché chiaramente la gaffe iniziale della Lagarde è stata disastrosa e ha rischiato veramente di portarci una situazione insostenibile per il nostro debito pubblico. Per fortuna poi la BCE ha rimediato a questa situazione. E devo dire che la reazione europea non è stata una reazione che io giudicherei negativamente. Insomma, noi dobbiamo tenere conto del fatto che ci sono delle resistenze fortissime arrivare ad un livello, diciamo, di condivisione, di solidarietà come quello che era necessario in queste situazioni. Insomma, chi non era convinto, spero lo si sia convinto anche guardando la sentenza di Karlsruhe della scorsa settimana, per farvi vedere quali sono i problemi che ci sono in Germania. Tra l'altro sono laceranti come problemi quelli che ci sono in Germania. Sin qui i risultati sono ancora limitati. Noi abbiamo innanzitutto avuto l'impegno della BCE, che è un impegno fondamentale ed è quello che ha permesso comunque di contenere la crescita del nostro spread e quindi di continuare a finanziarci. Poi abbiamo avuto questo secondo passaggio sul MES, che sommato ci dà delle risorse da poter spendere nel comparto sanitario e davvero ce ne sarebbe bisogno. Io vi dico solo una cosa su cui credo che davvero in questo momento non dovremmo fare alcun risparmio e che avremmo dovuto fare dall'inizio e che non capisco perché ci ostiniamo a non fare, soprattutto in realtà come la Lombardia, è quello di fare dei campionamenti seri, dei tamponi ad un campione rappresentativo. Noi continuiamo ad operare al buio. Certo, adesso le cose sembrano migliorare, anche se non dappertutto, anche se purtroppo non tanto in Lombardia, e continuiamo a lavorare alla cieca. Abbiamo questi numeri che arrivano, che sono in larga parte inattendibili. Abbiamo questo RT, che è diventato questo numero magico, che il vicepresidente della Lombardia fa la conferenza stampa e dice: la Lombardia ha RT più basso d'Italia. Non si capisce perché, tra l'altro, essendo che ha un livello, un numero di positivi più alto di tutte le altre regioni lombarde. Lo stesso giorno l'Istituto Superiore di Sanità pubblica uno studio invece in cui l'RT è completamente diverso da quello presentato dal vicepresidente della regione Lombardia.
E poi l'RT, cioè, tu obblighi le persone, ma cos'è sto RT? Cioè, la gente si chiede che cos'è questo RT, vi assicuro, l'ho provato anche a chiedere degli epidemiologi, nessuno di loro è riuscito a darmi una spiegazione intuitiva di cosa sia questo RT. No, poi sappiamo che cos'è, il numero medio di contagiati per ogni persona contagiosa. Però, attenzione, perché davvero può essere un messaggio estremamente fuorviante. Noi possiamo avere un RT basso in presenza di una probabilità di essere contagiati molto elevata. Pensiamo a quei giovani che l'altra sera sono andati sul naviglio. Probabilmente loro ritenevano che non erano più di un tanto esposti al rischio di contagio. E con tutti questi messaggi ottimistici, l'RT si sta abbassando. In realtà quello che conta nel rischio di contagio è il numero di positivi che ci sono. E la Lombardia adesso ha molti più positivi, almeno se guardiamo le statistiche disponibili, di quelli che c'erano l'8 marzo, quindi prima del lockdown. Quindi se uno riprende le abitudini del pre-lockdown adesso, è molto più probabile che rimanga in qualche modo contagiato. Sono messaggi che noi potremmo dare con precisione se facessimo dei campionamenti e facessimo i tamponi su campioni rappresentativi della popolazione. A quel punto sapremmo esattamente come sta evolvendo il contagio in modo molto più preciso. Quindi quei soldi servirebbero a quello. Ma scusate, ho aperto una lunga parentesi. Torniamo al punto di prima. La questione dell'Europa, l'Europa che ci dà questi 36 miliardi ad un tasso di interesse vicino allo zero è, a mio giudizio, qualcosa di molto importante, anche perché sapete, una volta che arrivano i soldi pubblici poi sono fungibili tra di loro, quindi più soldi alla sanità, nulla ci vieta in parte di poterli utilizzare anche per finanziare altre spese che sono comunque legate, non credo che la Commissione starà troppo rigida nel definire che cosa sono le spese sanitarie, perché insomma è stato uno shock di tale portata. C'è anche la prevenzione, la cura. Poi c'è SURE, che invece deve essere ancora avviato come meccanismo, speriamo che sia l'embrione di un sussidio di disoccupazione a livello europeo, e poi c'è questo famoso Recovery Fund, che questo è tutto sulla carta, perché ovviamente fin quando non si stabilisce come viene finanziato, è semplicemente un oggetto così abbastanza misterioso. Però l'idea questa mi sembra sia già passata, è che questo Recovery Fund vivrà soprattutto avendo come garanzia il bilancio della Commissione Europea, quindi c'è una forma di condivisione del rischio, anche questo ci potrà essere di grande aiuto. Quindi diciamo che qualche segnale dell'Europa è arrivato, e d'altra parte era giusto anche aspettarsi che ci fosse questo segnale, essendo che questo è stato uno shock per larga parte simmetrico, insomma, che ha colpito un po' tutti i paesi, quindi era giusto che ci fosse una risposta comune a livello europeo. E di fronte a questo, quindi, noi possiamo fare delle politiche, insomma, e intervenire molto di più di quanto fossimo intervenuti in occasioni precedenti. L'impegno anche, diciamo, di spesa del per certi aspetti, ecco, noi dovremmo adesso però essere capaci di usare molto meglio i soldi, e io temo che si vada avanti un po' a fare questi interventi a pioggia poco mirati. Se nell'emergenza era giusto fare così, adesso il problema è essere efficaci, raggiungere le persone subito con i pagamenti e poi andare ad aiutare quelli che hanno bisogno. Siccome c'è questa forte disuguaglianza che si è creata, ecco, andare ad aiutare davvero quelli che hanno bisogno di aiuto e non dare soldi a pioggia a tutti, perché questo è un errore grave. Sì, sulla mancanza di infrastruttura di testing e di tracciamento, devo dire che è stato uno dei temi best seller nei dibattiti dei copernicani in queste settimane. Molti di noi sono in Lombardia e insomma lo viviamo sulla nostra pelle tutti quanti. Volevo passare a una domanda un po' di big picture per poi tornare a occuparci di cose molto vicine alla quotidianità. La domanda più votata dei nostri soci è questa: la pandemia, secondo lei, professore, accelera o rallenta l'evoluzione verso paradigmi economici sostenibili? Quindi parliamo di sostenibilità e uno stakeholder capitalism. E che cosa fare per accelerare in questa direzione? Presidente, non mi sembra una domanda
a cui rispondere nei prossimi 25 minuti. No, ma soprattutto è una domanda molto, molto impegnativa, perché richiede anche di capire quali saranno le evoluzioni di questa pandemia e come, insomma, credo che l'atteggiamento che c'è stato da parte di molti paesi di fronte alla pandemia è stato inevitabilmente uno di forte chiusura verso l'esterno, di rafforzamento delle spinte di deglobalizzazione, se volete. Era legittimo aspettarselo, ha colpito proprio non soltanto la mobilità delle persone, cosa che è abbastanza ovvia in tempi di epidemia, ma ha colpito moltissimo anche la circolazione dei beni. Ci sono state delle forme di protezionismo, anche insomma all'interno dell'Europa, ecco, il lato brutto dell'Europa sono diciamo le forniture di mascherine che vengono bloccate anche nel loro transito all'interno dell'Unione Europea. Quindi il rischio che si ritorni verso pulsioni di questo tipo c'è purtroppo in condizioni di questo tipo, anche se magari è di una natura diversa da quelle pulsioni che ne vedevamo prima. Prima c'era molto populismo e quindi queste campagne nazionaliste erano sovranismo, erano molto dettate da questioni di natura più ideologica. Qui è più una questione di necessità, di paura. Spinte autarchiche, no? Esattamente, una spinta di ma è molto forte. Quindi il rischio che si vada in quella direzione non è piccolo. Sicuramente mi aspetto che ci sarà quindi un rallentamento ulteriore del processo di globalizzazione, se non addirittura un ritorno indietro, mentre al tempo stesso invece mi aspetto che c'è un'accelerazione del progresso tecnologico. Spesso si sono confusi i due aspetti, il progresso tecnologico e la globalizzazione, si pensava che fossero la stessa cosa e molti ragionamenti li hanno effettivamente confusi. Io penso che in questo caso noi avremo abbastanza una divaricazione dei due processi. Il Green New Deal, una cosa interessante. Professore, la lotta al cambiamento climatico, le tematiche ecologiste, secondo lei riusciranno comunque a fare progresso o insomma se ne parla tra un paio d'anni perché adesso abbiamo altro di cui occuparci? Che cosa succederà in questo campo? E adesso credo che staremo molta attenzione al comparto sanitario e quello sarà al centro delle attenzioni di tutti. L'ambiente deve trovare una sua dimensione all'interno di questo, avrebbe logicamente una sua dimensione perché è un altro dei global commons, oltre alla salute globale in tempi di pandemia. E quindi, insomma, però questo è proprio una cosa su cui se l'Europa, diciamo, riesce a reggere questa pressione e usciamo con un'Europa in qualche modo rafforzata, allora mi potrei aspettare anche un impegno più serio sul piano dell'ambiente. Invece gli altri, diciamo, global player su questo piano in questo momento non stanno dando un ottimo esempio, quindi temo che da lì non verranno grandi spinte. Poi, insomma, c'è sempre questa idea che le politiche ambientali sono un lusso. Forse molti penseranno che in questo momento è un lusso che noi non ci possiamo permettere. Ecco, magari se si scoprisse davvero che il virus si è diffuso in zone, sapete, no, c'erano tutti questi gradi, nelle zone maggiormente inquinate, quello potrebbe essere sicuramente un modo di abbinare ambiente e salute e qualcosa che darebbe più supporto, anche perché insomma in questo momento chiaramente ci si è molto spaventati per quello che è successo. Io penso che, non lo so, non me ne intendo minimamente, ma si dice che appunto queste particelle abbiano facilitato la trasmissione del virus. Prenderemo gli studi comparati. Io vorrei fare una domanda, diciamo, sulla vocazione manifatturiera dell'Italia e poi torneremo invece ad approfondire lo smart working a cui accennato prima. Resteremo ancora un paese a forte vocazione manifatturiera o diventeremo di nicchia? Per esempio, resteremo confinati alle eccellenze food, fashion, un po' di robotica e altro?
No, io credo, almeno devo dire, ho visto anche da queste indagini dei manager che c'è molta volontà di reagire e credo anche la capacità di reagire. Questo sono manager soprattutto delle regioni settentrionali, operano nell'industria e nei servizi e tutti loro dicevano che hanno proprio grandi piani di investimento, non hanno nessuna intenzione le loro aziende di rinunciare, anzi, se qualcosa faranno è accelerare i processi che erano già previsti. E penso che per certi aspetti anche le resistenze che sociali, sindacali, lavorative all'accelerazione dell'automazione saranno sicuramente più deboli, perché inevitabilmente sono processi che salvano il lavoro in questo momento. Certo, poi in prospettiva possono anche ridurre i livelli occupazionali, ma è l'unico modo per salvaguardare i posti di lavoro rendendoli sicuri al tempo stesso, le ragioni anche che dicevamo prima. Quindi io credo che potremo mantenere un settore manifatturiero importante in Italia. La deindustrializzazione inevitabilmente andrà avanti, ma questo è un processo che avviene in tutti i paesi avanzati e quindi avremo, ma sapete, la distinzione poi tra manifattura e servizi è una distinzione che diventa sempre più labile. Il problema è capire se noi nei servizi avanzati abbiamo la capacità di in qualche modo di riuscire a sviluppare un nostro potenziale che sin qui non si è del tutto espresso. Quindi poi Bene. quesito che noi abbiamo, insomma, di fronte. Tra l'altro, normalmente appunto episodi di questo tipo vanno di pari passo ad una forte riduzione degli start-up. Io vedevo delle statistiche sugli start-up negli Stati Uniti, c'è stato un crollo verticale e quindi loro si aspettano anche un effetto di trascinamento sia sulla creazione di lavoro che sulla capacità innovativa degli Stati Uniti negli anni a venire. Anche il lockdown di pochi mesi ha degli effetti che potrebbero essere persistenti, che si vedrebbero ancora da qui a 10 anni. Quindi anche noi corriamo ovviamente questo rischio. Purtroppo è così. Abbiamo una domanda forse un po' tecnica sullo smart working. Come abbiamo detto prima, forse abbiamo più imparato a fare remote working che vero e proprio smart working in questi mesi come sistema. Comunque lo smart working del lockdown è in deroga alla regolamentazione sul lavoro agile del 2017. È necessaria una nuova regolamentazione per dare un'opportunità in più al vero smart working? E qualcosa inevitabilmente credo dovrà essere cambiato. Beh, quella era una normativa che in realtà introduceva dei paletti in gran parte non necessari. Credo che qualcosa deve essere inevitabilmente rivisto, perché cambia se davvero c'è una diffusione così ampia dello smart working. Questo comporta un po' una ridefinizione della distinzione tra lavoro alle dipendenze e lavoro autonomo, essendo che non c'è più un vincolo di prestazione oraria, che uno può organizzare il proprio lavoro scegliendo molto più liberamente quando lavorare, uno ha bisogno un po' di adattare, diciamo, gli schemi attualmente esistenti a questa nuova realtà, con diciamo una quota significativa del lavoro che intraprende questa strada, credo che inevitabilmente ci sarà bisogno di andare a rivedere un po' questa normativa, però bisogna rivederla nel senso di alleggerirla, di non creare degli ostacoli burocratici e di non diciamo, appesantire diciamo, insomma, la parte che insomma, di non creare appunto dissuasori allo sviluppo dello stesso. E poi c'è tutto l'aspetto contrattuale, come dicevo prima, che io mi auguro si vada nella direzione in cui il sindacato accetta. E nella contrattazione collettiva questo principio viene accettato, cioè il fatto che lavorando da casa il prodotto deve essere misurabile, se non a livello individuale, almeno a livello di gruppo. Questo è, a mio giudizio, una condizione fondamentale, altrimenti rischiamo di avere un brusco calo della produttività con la diffusione del lavoro agile. Chiarissimo. A
abbiamo ancora qualche domanda di politica industriale. Si prevede qualche strumento per favorire il reshoring di produzioni in Europa, visto che le supply chain globali si sono rivelate insostenibili? E il reshoring è un fenomeno di attualità emergente. Che opportunità per l'Italia come destinazione delle imprese che decidono di ricollocarsi e riportare le produzioni in Europa? Ma sicuramente la crisi ha portato in qualche modo a bloccare delle catene di valore importanti a livello internazionale, ha messo in difficoltà molte aziende che hanno dovuto ricominciare a cercare altrove dei fornitori. Ecco, se questo processo dovesse andare e approfondirsi ulteriormente anche al di là della crisi, questo porterebbe, avrebbe dei costi molto elevati. Ecco, la riorganizzazione di una catena del valore è qualcosa che è molto costoso. Io ho seguito un fenomeno simile nella transizione a un'economia di mercato dei paesi dell'ex blocco sovietico e devo dire che lì hanno proprio subito un crollo verticale dell'attività produttiva mentre cercavano di ricostruire proprio tutta diciamo, la filiera produttiva. Quindi io mi auguro che non sia in atto un processo di questo tipo a livello internazionale, sia solo una fase transitoria. Non toglie che se le nostre imprese sono abbastanza dinamiche potrebbero approfittare di qualche insomma, aggiustamento che viene fatto e quindi riuscire a penetrare in segmenti di mercato che si qui erano rimasti aperti e potremmo cercare anche di essere attrattivi sul piano localizzativo in linea di principio, anche se, insomma, francamente il nostro paese non sta dando, diciamo, una dimostrazione tale di dinamismo da stimolare così tanto l'arrivo di queste nuove imprese. Purtroppo la parte più attrattiva del nostro paese, che è Milano, è quella che è stata più duramente colpita da questa crisi. Ha un'immagine in questo momento, purtroppo, Milano che si è fortemente deteriorata. Dobbiamo tutti lavorare per ripristinarla, ma che poi contano anche questi aspetti nell'attrarre chiaramente aziende da... Lo spirito dell'anno ce lo siamo mangiati nel giro di 2 mesi e mezzo, questo è quello che è successo a Milano. Diciamo che insomma Milano e la Lombardia non hanno dato la migliore prova di se stessi in questa crisi per varie ragioni e quando saremo un po' fuori da questo si dovrà fare un'analisi un po' più approfondita, però insomma il potenziale di questa città è enorme. Certamente. Professore, riusciremo a riuscirne. Lei ci ha dato prima un'iniezione di ottimismo con la survey sui manager che intendono rilanciare, investire, andarsi a conquistare quote di mercato. Però ci sono aziende anche in difficoltà, no? Una domanda dice: le aziende dell'export italiane rischiano di perdere posizioni sottratte da competitor esteri durante i mesi di lockdown? Si poteva fare diversamente? E l'altra domanda che volevo collegare a questa è: il governo vagheggia di entrare nel CDA di aziende che rischiano di fallire immettendo fondi pubblici? È una soluzione di politica industriale convincente? Ma io credo che le imprese che sono oggi maggiormente in difficoltà sono le imprese piccole e spesso non esportatrici o se esportatrici comunque per una parte molto limitata delle loro attività. E quelle sono davvero le imprese che oggi avrebbero bisogno di essere sostenute e aiutate. Sono imprese che, voi capite, se hanno azzerato il fatturato, delle spese che non vengono in nessun modo compensate da trasferimenti dello Stato, sono imprese che erodono il loro patrimonio e che a quel punto non hanno altra scelta che quella di chiudere. Ce ne sono davvero tantissime in queste condizioni. Per cui lo sforzo massimo in questo momento deve essere quello di riuscire a raggiungere questo tessuto industriale, dare loro liquidità inizialmente e poi cercare di trovare delle modalità per cui si riesce a contenere queste perdite. E a livello di queste piccole imprese, il punto non è quello di entrare nel capitale di queste imprese, sono altre forme di trasferimento che dovranno essere studiate, insomma.
ci sono varie ipotesi allo studio. Per quanto riguarda le imprese più grandi, no, io penso che per il momento bisogna assolutamente resistere a questa spinta che c'è molto forte in Italia, perché adesso si dice il pubblico deve allargarsi, questa espansione del pubblico. È inevitabile che durante la crisi il pubblico ci abbia invaso in modo davvero molto, molto forte. Non c'è mai stata una presenza così invasiva nella nostra vita quotidiana e anche nella nostra economia. Cioè, pensate, il divieto di licenziamento è una cosa che uno non avrebbe mai ritenuto concepibile in un'economia di mercato e altre cose. Tra l'altro, questo divieto di licenziamento, una cosa inaudita, sono d'accordo. E quindi sono tutte cose che in qualche modo ci condizionano. Ecco, se a questo dovessimo aggiungere proprio l'ingresso dello Stato nel capitale del rischio delle imprese, ecco, io lo vedrei con estrema preoccupazione perché insomma, si fa sempre la comparazione del settore automobilistico americano, ma lì c'era un atteggiamento molto diverso, era un intervento per certi aspetti anche molto selettivo. Poi lì la cultura non è quella che soprattutto si sta un po' rivitalizzando nel nostro paese, che certi richiami alla nuova ieri sono molto ma molto preoccupanti. Capisco. Anche per reagire al virus, qui cominciano anche delle domande un po' più cattive. Abbiamo definito quali sono le attività essenziali e non essenziali per Mazzucato, membro di una della task force, andiamo a tassare di più quelle ritenute non essenziali. La sua opinione? Penso che in questo momento noi abbiamo un problema di imprese che fanno fatica a sopravvivere, sono imprese che hanno subito subiranno un forte calo dei profitti, avranno dei problemi di indebitamento molto, molto forti, ci sono poche realtà che hanno beneficiato della situazione, sono davvero molto poche, quindi adesso vaneggiare di tassare di più le imprese mi sembra qualcosa di assolutamente anacronistico, cioè che adesso è il momento in cui dobbiamo aiutare inevitabilmente in modo selettivo, perché i numeri sono tali per cui non è che puoi intervenire a sostegno di tutti. Quindi bisogna essere capaci di individuare le imprese che hanno bisogno di più aiuto e le altre non si potrà aiutarle, ma certamente tassarle di più. Davvero non riesco a capire come si possa ragionare in questi termini. Non se ne coglie spazio. Altra domanda che fa riferimento un po' al dibattito anche sui giornali con illustri opinionisti in questi giorni. Siamo passati da una società pre-Covid sbilanciata sulla rendita rispetto al reddito da lavoro a un'economia drogata di bonus e sussidi verso il parassitismo di massa? Beh, certamente in questi 2 mesi abbiamo dovuto per forza di cose, dato che lo Stato ha bloccato tutto, non poteva che farsi carico anche delle persone, quindi era inevitabile arrivare ad una soluzione di questo tipo, se no avremmo avuto proteste in piazza, assalti ai supermercati, insomma, non si poteva fare altrimenti. Bisognava mantenere la pace sociale. Beh, davvero, ma nel senso pieno del termine, perché insomma, la situazione è già così, ci sono delle fette di popolazione che davvero sono in condizioni disperate. E quindi bisogna cercare anche di raggiungerle. Abbiamo tante componenti che sono nascoste, insomma, che hanno bisogno di essere aiutate. Ed è giusto farlo in questo momento. Il problema è sapersi ritirare al momento opportuno. Ecco, questa capacità mi auguro che ci sia pienamente, perché è chiaro che deve essere tutta un'operazione che nel momento in cui l'economia comincia a ripartire, lo Stato si ritira il più rapidamente possibile, ripristiniamo una situazione. E purtroppo abbiamo, invece di agire nel senso di approfittare anche della crisi per riformare gli ammortizzatori sociali, riformare gli strumenti come la cassa integrazione, riformare anche gli strumenti proprio di assistenza di base, si è deciso di introdurre questi bonus, 9 bonus diversi, eccetera, e questi interventi per categoria anziché per livello di reddito, questo complicherà molto anche l'uscita da questo tipo
Sì, bisogna poi un po' riordinare tutte queste misure che si sono affastellate l'una sull'altra, ma sarà molto complesso. C'è un'altra domanda attinente ai rapporti tra Stato e mercato in qualche modo. La Germania promuove un piano di sovranità digitale per costruire alternative europee alle piattaforme internet straniere e non dipendere da esse. È una buona idea? Ma questo lo potete giudicare molto meglio voi di me. Io non so se siamo un po' in ritardo nel muoverci su questa direzione. Forse sarebbe stata una buona idea 10 anni fa. Non lo so, questo siete voi, siete più bravi di me, conoscete molto di meglio questa realtà per poterlo dire. Certo, spicca il fatto che l'Europa non ci sia. Professore, quest'anno che si fa del Festival dell'Economia di Trento? Lo farete? Lo farete online? Domanda, finalmente una domanda un po' più facile. È qualcosa anche su che posso in qualche modo controllare un pochettino, a differenza delle cose che sono state dette sin qui. Dunque, no, il Festival dell'Economia l'abbiamo spostato il 24 di settembre. Mm-hmm. E quindi lo faremo a Trento. Non sappiamo ancora con quale modalità, noi ci auguriamo di poterlo fare appieno, perché la bellezza di quel festival è il fatto di essere un festival democratico in cui vengono persone di grandissimo livello e parlano con le persone per strada. Speriamo, temo che sia un po' un sogno, noi probabilmente dovremo adottare delle misure per cui ci saranno diciamo posti limitati nelle sale, dovremo avere una serie di accorgimenti di questa natura. Però quello che faremo comunque dalla data prevista per il festival di quest'anno, che è il 29 di maggio, per tutta l'estate, comunque organizzeremo degli incontri sul sito del festival che stiamo rivedendo, riadattando, mettendo a posto per renderlo più funzionale. E proprio già il 29 avremo un incontro importante per discutere l'economia del dopo Covid. Io segnalo anche che abbiamo un commento in chat da parte di Stefano: come possiamo aiutare il festival? Se possiamo essere utili, ci siamo, quindi ci faccia sapere. Grazie mille, apprezzo tantissimo. Sicuramente Stefano ci ha sempre dato dei consigli molto preziosi e quindi no, se abbiamo bisogno, comunque no, anche osservando come funzioniamo, eccetera, se avete delle idee su come riuscire a essere più efficaci, è molto importante perché c'è molta più concorrenza su questo tipo di attività. Cioè io in questo periodo una delle cose più utili in realtà per il mio lavoro è che io posso seguire sistematicamente i seminari di Princeton, delle migliori università americane. L'offerta è di una qualità tale che è difficile riuscire a reggere quel livello di competizione. Quindi insomma anche sul piano tecnologico essere bravi è una cosa molto importante. Quindi sicuramente il vostro aiuto ci sarà preziosissimo. Sarà preziosissimo. Benissimo. Finiamo con il domandone, professore. Lo slogan dei copernicani è innamorati del futuro. Qual è il futuro che lei si immagina? Ma io mi immagino un futuro, in realtà sono al di là dell'immediato, al di là del futuro, diciamo, dei prossimi 2 anni. Saremo probabilmente dentro ancora questa cosa. Io, tutto sommato, me lo immagino un futuro in cui recuperiamo un po' della nostra padronanza del tempo, della nostra organizzazione della vita. Insomma, devo dire, sono abbastanza fiducioso, insomma, sul fatto e anche di consapevolezza ambientale. Ecco, se c'è una cosa che credo questa epidemia ha trasmesso a tutti è la consapevolezza del fatto che viviamo in una comunità e che non possiamo minimamente isolarci gli uni dagli altri, che la nostra situazione dipende dagli altri, non siamo per niente padroni a casa nostra. Ecco, tante visioni che si stavano affermando in quest'ultimo periodo mi sembra che siano dovute ridimensionare molto. Quindi questa attenzione alle esternalità e questa consapevolezza dell'esternalità è una premessa per cui possiamo fare cose molto migliori e possiamo anche cooperare ai livelli giusti. Quindi quello mi dà fiducia. Ripeto, non nell'immediato, immediatissimo, ma più là, un pochettino più in là nel tempo, penso proprio che questa lezione la possiamo valorizzare, insomma. Allora, speriamo di poterci portare a casa anche qualche
retaggio positivo da questo periodo così terribile. Io ringrazio il professor Tito Boeri, invito i soci copernicani ad aprire i microfoni perché lo ringraziamo con un applauso. Grazie, grazie. Veramente un piacere. Buona serata a tutti. Buona serata, grazie ancora a tutti. Professore, se poi lei ha ancora 5 minuti per fermarsi con i più con i più cattivi, già ne vedo uno.